italienische Kunst überbordend weiteres Publikum nicht mehr zuließ. Insofern denke ich, es ist aber auch für uns, die wir die Kunst lieben, vollkommen gleich, in welchem Raum wir eröffnen. Und Sie werden froh sein, wenn Sie heute Abend wieder sich mit ganz neuen Themen auseinandersetzen können. Ich freue mich ganz besonders, Sie alle begrüßen zu dürfen zu einer Ausstellung der besonderen Art, deutsch-italienische Ausstellung Rosenheim. Mantua. Peter Casagrande und seine lombardischen Künstlerfreunde, die ich hiermit ganz herzlich besonders begrüßen möchte. Allora, tanto che sono qui, può dire qualcosa per Sonia su questa. Intanto sulla mostra, la partecipazione che avete avuto è stata... Partecipazione molto elaborata, molto attesa e con un'accoglienza da parte degli amici tedeschi straordinaria. L'allestimento direi che è eccellente, il massimo che si poteva ottenere. Alla fine la rassegna diventa una rassegna interessante perché molto diversificata, ogni spazio dedicato agli artisti si presenta in modo originale, diverso uno dall'altro, e questo direi che è un'esperienza molto interessante, molto soddisfacente. Per quel che riguarda un po' la mia sala, io ho inteso dedicarla a un aspetto del mio lavoro che è quello dedicato alla scrittura. Cioè io da un po' di tempo, non solo in questa direzione, ma soprattutto in questa direzione, sto elaborando delle soluzioni che vedono protagonista la parola. Quindi la scrittura, la parola che diventa pittura, che diventa colore, che diventa superficie, che diventa anche mistero, che diventa un modo di coinvolgere le persone in un ragionamento che parte dalla parola per poi andare nelle profondità della sensibilità umana. Allora, due lacrime, ragazzi. Questo è il papiro, questo è il papiro. Questo è il papiro.